Ragazzi, siamo in Calabria, sulla punta del nostro stivale, e abbiamo trovato un'idea imprenditoriale sostenibile veramente veramente top, che punta al riscatto e al cambiamento sociale, economico e ambientale di questa terra. Bella per tutti, si comincia! Siamo i Two Twins e con Sustainability cerchiamo le idee imprenditoriali sostenibili che rivoluzioneranno il panorama delle piccole e medie imprese italiane. Lo sviluppo sostenibile è innovazione e responsabilità, imprese e comunità, relazioni e generazioni. Ora, guardando al domani insieme. Bella per tutti, si comincia! Ragazzi, stiamo a Polistena, ma qui che ne sanno di biocosmetica? Andiamo a vedere! Ciao, possiamo fare una domanda? Vediamo che domanda. Che cos'è la biocosmesi? Risposta A. Prodotti cosmetici 100% naturali. Una medicina per il mal di pancia. Risposta C. Un tipo di scienza. Risposta D. Un tipo di pomodoro. Un tipo di pomodoro. No! Abbiamo un tipo di pomodori. Già parlare di bio è qualcosa di positivo. Qualcosa che riguarda la scienza, bio. Dei pomodori. Ma no! Come dei pomodori? Ma aveva fame lei? La prima, direi. Allora, se non c'è tranello, diciamo la A. So! Un tipo di scienza. No! Un tipo di scienza. No! Risposta? Al 100% naturale. Sì! Risposta A. Risposta sì! Sì! Ragazzi, qui a Polistena ne sanno abbastanza di prodotti biocosmetici. Adesso andiamo a Gioiosa Ionica a parlare con il presidente di Goel Gruppo Cooperativo. Goel Gruppo Cooperativo ha come scopo il riscatto e il cambiamento della Calabria. Andiamo! Come è nato il gruppo cooperativo Goel? Goel è nato come un progetto di cambiamento e di riscatto. Noi abbiamo capito come funziona in Calabria il sistema di potere, qual è il ruolo dell'Ndrangheta, l'alleanza tra l'Ndrangheta e le massonerie deviate, il modo con cui si controllano le persone, anche i voti delle persone, attraverso il controllo delle risposte ai bisogni delle persone. E di fronte a questo sistema abbiamo compreso che non era sufficiente portare avanti qualche buona azione isolata, ma dovevamo pensare a una strategia che cambiasse tutto quanto. Noi dicevamo che non ci accontentiamo di far nascere fiori nel deserto, ma vogliamo far fiorire il deserto. E allora in questa dinamica, partendo dall'analisi che ci ha condotti, diciamo così, a Goel, abbiamo pensato che il miglior modo di innescare un cambiamento era quello di creare innanzitutto una comunità, ma non una comunità incapace di generare risposte, una comunità di imprese. E in particolar modo di imprese sociali, perché le imprese sociali non generano profitto per se stesse, ma generano profitto per il territorio, per il bene comune. E dall'altro lato ci siamo detti che dovevamo cercare di avviare, l'unico modo perché un'organizzazione come Goel possa fronteggiare l'organizzazione mafiosa che usa la violenza, che è straricca. Oggi qualcuno dice che l'Ndrangheta Holding abbia un giro d'affari tra i 60 e i 70 miliardi di euro all'anno. Allora, come poteva una piccola comunità di impresa chiamata Goel fronteggiare un mostro come l'Ndrangheta? Ci siamo detti attraverso la delegittimazione profonda, radicale, che addirittura si infiltra dentro l'organizzazione mafiosa stessa. Infatti, Vincenzo, in molte interviste abbiamo appunto riscontrato questo termine, etica efficace, ma in senso pratico, cosa sarebbe questa etica efficace, questo termine che avete coniato?
che l'etica sia giusta, credo lo pensino tutti, forse pure i mafiosi pensano che l'etica è giusta. Che l'etica sia efficace, nel senso che l'etica possa dar da mangiare alle persone, che l'etica possa essere l'asse portante dello sviluppo di una regione come la Calabria, e beh, questo non lo credono in molti. Allora noi ci siamo incaricati di fare proprio questo, cioè di dimostrare attraverso le attività di Goel che l'etica può essere non solo giusta, ma profondamente efficace. E che l'etica sia efficace, noi non vogliamo limitarci solo ad affermarlo, ma lo vogliamo dimostrare attraverso ogni singola azione che Goel porta avanti. Goel oggi è un gruppo formato da 12 cooperative sociali, 2 cooperative di conferimento agricolo, 2 associazioni di volontariato, una fondazione, una trentina di aziende, e questo universo lavora in settori diversi: servizi sociali, sanità, turismo, agroalimentare, tessile, moda, abbigliamento, ricerca anche tecnologica. Perché ci muoviamo in settori diversi? Perché vogliamo dimostrare che in tutti i settori l'etica funziona, che non funziona solo nei servizi sociali, ma funziona anche nell'economia privata, nel mercato privato, funziona in ogni ambito. Il turismo e l'agricoltura sono i 2 grandi settori di vocazione della Calabria, quindi dimostrare che l'etica è efficace in questi settori vuol dire indirizzare a livello culturale e politico questo tipo di sviluppo. Quindi, per dirla in altri termini, Goel cerca di essere, quando gli architetti costruiscono grandi edifici, prima fanno il plastico in miniatura. Goel vuole essere il plastico in miniatura di che cosa potrebbe diventare la Calabria se puntasse sull'etica. Vi occupate di tantissimi settori, Vincenzo, e non c'è un po' il problema che chi troppo vuole nulla stringe? Noi crediamo che i processi di cambiamento debbano essere complessi, come è complessa la società, come è complessa la vita di ciascuno di noi. Per fare in modo che la mia esistenza sia serena, non è sufficiente solo che io abbia un buon lavoro, ma devo avere una buona vita privata, delle buone relazioni, poter fruire della cultura. Sono tanti gli elementi che messi insieme fanno una vita bella, una vita serena. La stessa cosa vale per un popolo. Uno dei gravi errori che sono stati fatti al sud in questi anni è stato quello di pensare allo sviluppo in maniera semplicistica, in maniera potremmo dire monodimensionale. Facciamo un grande progetto di tipo economico e risolleviamo la Calabria. Facciamo un grande progetto culturale e risolleviamo la Calabria. Facciamo un grande progetto sociale e risolleviamo la Calabria. Ma il riscatto di un popolo, il cambiamento di un popolo ha bisogno di tante cose diverse. Ecco perché Goel ha abbracciato la sfida della complessità. Noi dobbiamo dimostrare che l'etica è efficace e funziona non solo in un settore, perché casualmente in quel settore l'etica ci azzecca. Noi dobbiamo provare a dimostrare che l'etica è una risposta a 360 gradi in settori diversi. Ecco perché Goel si occupa di cose molto diverse l'una dall'altra. Alla fine vogliamo riuscire a dimostrare che l'etica funziona in ogni ambito. Capite bene anche la funzione strategica di questo discorso. Se l'etica non è solo giusta, ma è efficace, a questo punto l'andrangheta non è solo ingiusta, ma è fallimentare. E se tutti i settori possono migliorare attraverso l'etica, allora in qualche modo noi possiamo essere un'alternativa per il futuro di questa regione. Uno dei vostri punti di forza, Vincenzo, è Goel View, ma com'è organizzato a livello economico questa attività imprenditoriale? Goel Bio parte dalla richiesta di aiuto di alcuni agricoltori della Locride e della Piana di Gioia Tauro che venivano aggrediti dall'andrangheta ma non volevano in alcun modo sottomettersi. Allora ci siamo detti che questa poteva essere una grande occasione per dimostrare che l'etica è efficace. Perché se degli agricoltori dignitosi non si piegano, non piegano la testa,
e come conseguenza di questa loro scelta di libertà la loro azienda non solo non va peggio ma va meglio, allora questa è una grande dimostrazione che l'etica era efficace. E così abbiamo fatto, abbiamo dato vita a una cooperativa fatta da agricoltori che hanno deciso di dire no, di ribellarsi all'andrangheta, e molti dei quali hanno anche subito delle aggressioni. Una scelta coraggiosa comunque da parte loro poter creare tutto ciò. Assolutamente sì, perché comunque significava non solo una resistenza individuale, ma mettersi insieme ad altri che avevano detto di no. Chiaramente la prima conseguenza positiva della creazione di questa cooperativa era il fatto che quando l'andrangheta li avrebbe nuovamente colpiti, ci sarebbe stata tutta la comunità di Goella a reagire. E noi abbiamo imparato a reagire, l'andrangheta vuole stare sotto traccia, noi abbiamo utilizzato questa prerogativa contro l'andrangheta stessa. Noi abbiamo una forte funzione di comunicazione e ogni volta che l'andrangheta ci aggredisce, siamo stati aggrediti parecchie volte, noi scateniamo una grande reazione, puntiamo i riflettori di tutta Italia su queste aggressioni. E così volevamo fare con gli agricoltori che convergevano in questa cooperativa di Goelbio. Dall'altro lato però ci siamo detti se l'etica è efficace devono esserci anche conseguenze economiche, non solo la difesa. E lì siamo andati a vedere che cosa accadeva nelle filiere agricole del nostro territorio. Abbiamo visto un po' un disastro. 10 anni fa, quando abbiamo messo su Goelbio, le arance nel territorio venivano pagate ai cancelli dell'azienda 5, massimo 10 centesimi al chilo. Una gole d'oro alla frutta, una caramella. Chiaramente capite bene che con questo prezzo di conferimento gli agricoltori non riescono nemmeno a coprire le spese vive, no? A questo punto abbiamo riorganizzato tutta la filiera degli agrumi, dell'olio d'oliva, l'abbiamo strutturata bene, solo prodotto biologico, alta qualità, centri di confezionamento, centri di trasformazione, nostra struttura commerciale, niente grossisti, niente intermediari. Il risultato è che presto saremmo arrivati a 40-45 centesimi al chilo come prezzo di conferimento. Il prezzo più alto mai pagato in Calabria ai cancelli dell'azienda per il conferimento degli agrumi, delle arance. E questo è diventato, diciamo così, il simbolo dell'etica efficace. Tu ti ribelli all'andrangheta e prendi il prezzo più alto per le arance in Calabria. Accanto a questo, continuando con questo tipo di approccio, abbiamo voluto esasperare l'etica in ogni suo aspetto per dimostrare che appunto l'etica può creare economia e sviluppo. Lo abbiamo fatto per esempio creando insieme agli agricoltori un sistema di controllo della filiera per evitare che ci sia lavoro nero e caporalato nei campi. Creando delle ispezioni a sorpresa nostre prima ancora che lo faccia l'ente pubblico, diciamo il decisore pubblico, ma anche dando vita a un sistema di economia circolare. Chi fa il biologico sul serio, gli agrumi biologici sul serio, sa che gli agrumi, diciamo le arance perfette che crescono sull'albero sono il 50%. Quelle adatte come frutta da tavola. La rimanente parte noi ci siamo chiesti che cosa dovevamo farci. E allora abbiamo cominciato a pensare di fare marmellate, ma le marmellate non hanno un grande mercato e allora abbiamo costruito il primo centro di spremitura di agrumi completamente bio in Calabria. E quindi ci siamo messi a fare i succhi del 100% di arancia, 100% di bergamotto, i succhi della legalità, così li abbiamo chiamati. A partire da questo abbiamo visto che se io porto 100 kg di arancia a spremere, otterrò 35 kg di succo e 65 kg di residuo. Il residuo si chiama pastazzo tecnicamente. Il pastazzo è considerato un rifiuto speciale da smaltire in modo speciale perché nella buccia degli agrumi ci sono gli oli essenziali che sono antibatterici, antimicotici, ma proprio perché lo sono impediscono, ostacolano la trasformazione in compost.
Allora abbiamo costruito delle macchine che risucchiano questi oli essenziali e produciamo oli essenziali biologici di altissima qualità. Con il compost a quel punto privato degli oli essenziali possiamo, cioè con il pastazzo privato degli oli essenziali possiamo fare compost o mangime per gli animali. Gli oli essenziali li abbiamo messi insieme a un altro prodotto secondario che è l'olio vergine di oliva. Qualche volta, per fortuna raramente, l'olio non esce extravergine, esce vergine con un'acidità più alta. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo visto che è compatibile con la cosmesi e quindi olio vergine biologico di oliva più oli essenziali, abbiamo costruito uno stabilimento per la produzione di cosmetici biologici. In questo stabilimento ci lavorano i ragazzi, i minori a rischio che diventano maggiorenni, che escono fuori dalle nostre comunità di accoglienza, che difficilmente troverebbero lavoro, e quindi attraverso la linea Goal Bio Cosmetical praticamente noi facciamo lavorare oppure formiamo professionalmente questi ragazzi. Quindi una circolarità che non solo è ambientale ma è anche sociale, perché comunque la sostenibilità deve essere globale, non può essere ambientale. Allora io curo la sostenibilità ambientale e poi faccio disastri o sono indifferente dal punto di vista sociale. Siete sostenibili al 100%, diciamo, quindi. Una domanda, Vincenzo. Non avete paura dell'Ndrangheta? Con l'Ndrangheta ci siamo confrontati fin da quando Goel è nato. Abbiamo capito che l'Ndrangheta ha imparato dagli errori di Cosa Nostra. L'Ndrangheta ha capito che se rimane sotto traccia, se non attira l'attenzione dell'opinione pubblica, si può sviluppare meglio. E questa scelta ha effettivamente pagato dal punto di vista criminale. Ma noi abbiamo ritorto contro di loro questa prerogativa. Abbiamo organizzato un ufficio comunicazione che è un po' una macchina da guerra, e ogni volta che loro ci aggrediscono noi puntiamo i riflettori di tutta Italia sull'aggressione che riceviamo. Tutto questo abbiamo visto che in qualche modo ha rotto l'assedio, diciamo così, no? Ci consentiva di prendere respiro, di andare avanti, anche se poi dopo un po' continuavano a colpirci. A un certo punto nel 2015 c'è la svolta, perché forti del capitale fiduciario raccolto nel territorio a livello nazionale, decidiamo di fare una cosa assolutamente opposta e contraria a quello che l'Ndrangheta si aspetta dopo un'aggressione. Abbiamo deciso che dopo ogni attentato, dopo ogni aggressione, noi avremmo organizzato una festa. E l'abbiamo chiamata Festa della Ripartenza. Come funziona la Festa della Ripartenza? Noi aggreghiamo la comunità locale, coinvolgiamo la comunità locale attorno alla vittima colpita. Poi coinvolgiamo l'opinione pubblica nazionale attorno alla vittima colpita, e la festa diventa un catalizzatore di solidarietà, un catalizzatore di opportunità per la vittima. E allora c'è quello che ti aiuta a ricostruire, c'è quella che ti dice, ti do una mano a vendere i prodotti, e queste conseguenze positive della festa a volte diventano così importanti da superare i danni subiti. Noi lasciamo che queste conseguenze positive si dispieghino e dopo 2, 3 mesi, 4 mesi andiamo nei media locali e facciamo un report pubblico ai mafiosi di tutte le conseguenze positive che la festa ha generato, attribuendole chiaramente come causa originaria alla loro aggressione. E li abbiamo cominciati abbiamo iniziato ad invitarli a continuare a colpirci. Perché più ci colpiscono, più grazie al capitale di fiducia che abbiamo, ci aiutano, ci rafforzano. Da un punto di vista sostenibile, Goel si occupa solo di Goel Bio, cosmetica biologica, oppure avete anche altri progetti attivi? La sostenibilità ambientale, così come la sostenibilità sociale, per noi sono un minimo comun denominatore di tutte le attività. Non esiste nulla che per noi può non esserlo. Per esempio, nell'ambito del turismo abbiamo questo tour operator, i viaggi del Goel, che è un tour operator di turismo responsabile. Facciamo pacchetti turistici di incoming in Calabria
con turismo ecologico ambientale, turismo enogastronomico però biologico, e nello stesso tempo stiamo sviluppando dei disciplinari perché tutte le nostre strutture siano perfettamente ecosostenibili. Una grande novità è l'ostello Locride, che è questo bene confiscato all'Ndrangheta, che in realtà è un ostello di lusso perché sono camere triple con bagno in camera, climatizzate, il balconcino, insomma, e lo abbiamo trasformato in un eco ostello perfettamente ecologico da tutti i punti di vista: energia alternativa, carta zero, biancheria biologica, detergenti bio, 100% biologico. Sarà una delle residenze più ecologiche d'Italia. L'altro aspetto è la moda etica. Goelle è proprietaria e gestisce il brand Gangiari, che è un brand di moda etica di fascia alta, e noi siamo uno dei pochi, forse l'unico marchio di fascia alta della moda italiana ad avere tutti i capi rigorosamente biologici, con la certificazione GOTS internazionale, che controlla sia che vengono rispettati i diritti dei lavoratori sulla filiera, e sia che tutti i capi sono biologici certificati. Vogliamo fare i precisini? Biologico significa allevare e fare agricoltura al 100% naturale. Avete capito? Andiamo avanti col video. Partono da fibre naturali, ma non solo naturali, anche coltivate col metodo biologico. Quindi per noi la sostenibilità ambientale è assolutamente normale, così come la sostenibilità sociale, l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in tutte queste filiere è un altro connotato assolutamente scontato. Bene Vincenzo, ok, le belle parole e tutto, comunque noi ci siamo fatti 500 ma anche più chilometri e non ci accontentiamo delle parole, te lo diciamo. Quindi Goelle, cosa ci farà vedere di pratico, cosa ci fa vedere di tangibile, che possiamo toccare con mano? Vi posso far vedere tante cose. Vi propongo di andare a Polistena. A Polistena, che è una bella cittadina della piana di Gioia Tauro, c'è la nostra cooperativa sociale Idea, c'è il centro Luigi Monti, e lì, oltre ad accogliere i minori a rischio, i minori anche che vengono da percorsi di devianza, la cooperativa Idea gestisce il laboratorio di biocosmesi, dove vengono prodotti i prodotti della linea Goel Biocosmetical. Non solo, ma abbiamo anche un laboratorio di estrazione degli oli essenziali a corrente di vapore. Lì per esempio vedrete un altro aspetto dell'economia circolare, cioè come noi recuperiamo le foglie delle potature degli alberi di agrumo per fare oli essenziali, e quindi non buttare neanche le foglie dei rami potati. Perfetto, perfetto. Andata Vincenzo. Bella. Ciao. Bella. Ragazzi, adesso andiamo a conoscere Stefano, che fa parte del direttivo di Goel. Ciao Stefano! Ciao ragazzi! Ciao Stefano, come stai? Benvenuti! Ma che si combina da queste parti? Da queste parti combiniamo tante cose. Questa è una comunità di accoglienza per minori in difficoltà. Con questi ragazzi facciamo dei percorsi di vita e cerchiamo di creare con loro delle possibilità e delle situazioni anche perché loro possano imparare un lavoro. Per fare questo abbiamo creato una cooperativa sociale che ci mette nelle condizioni di allenarli e di formarli. Questa cooperativa sociale si è aggregata al gruppo Goel e grazie alla cooperativa Goel Bio ha potuto avviare un laboratorio di cosmesi biologica, perché Goel Bio è molto attenta al sociale, all'ambiente e a tutto quello che è l'economia circolare. È un laboratorio da scienziati pazzi, insomma. È un laboratorio Goel Bio Cosmetical, innanzitutto, dove Valentina potrà seguirvi e informarvi meglio di me. Ciao Vale, ciao, Vale. Ciao, siamo ragazzi, pronti, cominciamo, andiamo. Prima ci vestiamo e poi entrare nel laboratorio. Ciao ragazzi! Sono Alessia e Domenico, due ragazzi che lavorano qua in cooperativa
e insieme muoviamo un po', diciamo, il laboratorio. Sì. Allora, adesso ti faccio vedere un po' quello che stavamo già preparando. Andiamo ai nostri mescolatori, dove all'interno abbiamo già una parte del prodotto che si sta miscelando, però insieme lo continueremo aggiungendo altre materie prime. Wow. Le nostre materie prime sono tutte di origine naturale e biologica, e quindi siamo molto attenti anche alla sostenibilità economica, ma soprattutto anche per l'impatto ambientale che potrebbe avere. Farò dispari per chi va prima. Pari. Dispari. Dispari. Ce l'abbiamo? Ce la puoi fare, Fabri? Ale, scendi. Vale, levami una curiosità, ma qual è la filiera di produzione completa? Allora ragazzi, dopo che il nostro prodotto sarà pronto, avremo appunto tutto quello che deve essere aggiunto, lo portiamo a dosare, lo mettiamo quindi nei nostri flaconi, tubi, quello che sarà, e poi lo chiuderemo e lo porteremo ad etichettare. E il prodotto è fatto. Il gioco è finito. Fatto e mangiato. Facciamo anche questo in macchina e continuiamo a mescolare il nostro prodotto. Ma cos'è Vale questo? Questo non si può dire. Segreto di Stato? No, è una materia prima naturale, okay. Quindi questo è già abbastanza. È già abbastanza. Vale, ma tutti questi macchinari a cosa servono? Facciamo tanti prodotti, dal bagno doccia, allo shampoo, alle creme, ai saponi solidi che sono tornati molto di moda adesso. Di moda. All'olio corpo, qualunque prodotto cosmetico per la cura e l'igiene della persona, noi possiamo farlo qua in laboratorio. Quindi sono una sorta di frullatori un po' più grandi. Sono dei miscelatori. Sono dei mescolatori e quindi all'interno ci aiutano ad amalgamare e a mescolare il nostro prodotto cosmetico. Ed ognuno viene usato per un prodotto differente? Viene, sì, o anche in base alla quantità che deve essere prodotta. Quindi abbiamo appunto tre grandezze diverse che ci aiutano nelle produzioni giornaliere. Figo, quindi in base al dosaggio scegliete il macchinario ed elaborate la cosa. Sì, in modo tale da ottimizzare anche i tempi di produzione e la quantità di prodotto che deve essere fatto. E più o meno a livello di tempistiche, la preparazione quanto dura il prodotto? Dipende un po' dal prodotto, però comunque in media 2 ore dall'inizio proprio della preparazione fino al prodotto finito. Immagino che dipende anche dal quantitativo che proprio anche dal prodotto che dobbiamo andare a fare. A realizzare. Figo. Wow. Trentelloni. Questo macchinario cosa serve? Questo è un turboemulsore. Con questa macchina noi siamo in grado di fare le creme. E la sua particolarità è che riusciamo ad aspirare tutta l'aria presente nel prodotto, perché mandiamo direttamente il prodotto sotto vuoto. Ed è una cosa molto importante questa per mantenere il prodotto più stabile possibile, perché utilizzando delle materie prime che sono naturali, biologiche, il rischio di contaminazione è molto più alto rispetto a un prodotto prettamente sintetico. Quindi per questo motivo già in produzione ci aiutiamo utilizzando questa macchina che migliora già il prodotto nel momento della produzione stessa. Diciamo che è un po' il vostro fiore all'occhiello. Sì. Sì, questa macchina è un po' il cuore del laboratorio, soprattutto per la produzione di qualunque tipo di crema cosmetica. E quindi elimina un po' anche le bolle, possiamo dire? Sì, non ci sono bolle all'interno del prodotto, questa è la sua particolarità, perché proprio andando a tirare via tutta l'aria non si creano le bolle che potrebbero venire fuori quando facciamo l'emulsione, quando prepariamo proprio la crema, perché quella è una particolarità dei prodotti che tendono ad inglobare molta aria. Invece in questo modo noi la tiriamo direttamente e non abbiamo aria dal prodotto. Allora ragazzi, per oggi il nostro viaggio finisce qui, spero vi siate divertiti a lavorare un po' con noi in laboratorio e spero anche di vedervi presto. Grazie a te Vale per la visita. E grazie mille per averci fatto diventare due piccoli chimici. Adesso non ci allarghiamo, la strada è ancora lunga. Vabbè dai, faccelo credere. Va bene, dai, ok. Ciao, Vale. Ciao, grazie. Ragazzi, questa tappa da Goel, gruppo cooperativo, finisce qui. Abbiamo capito che questo gruppo cooperativo, oltre ad avere
una produzione biologica di cosmetici, alimenti e moda, si ispira al 100% ai valori della sostenibilità, offrendo tantissimi servizi per la tutela e il benessere della persona e dell'ambiente. Il progetto che hanno sposato, oltre ad essere ampio, è anche ambizioso. Andare contro l'andrangheta per creare sviluppo economico è una sfida bella tosta. Per questo, Goel Gruppo Cooperativo entra di diritto nell'albo delle imprese con idee imprenditoriali sostenibili, di cui stiamo andando a caccia. Bella raga, alla prossima!